Bella a tutti, raga, sono Gian e oggi vi porto il terzo episodio di Give Me Badge, Give Me Shoes. Oggi vi porto Maurice Lucas, Reward dell'Ascension della Season 4. Devo dire una cosa, innanzitutto, raga. Allora, prima di tutto, allora, 15 Badge Hall of Fame che sono solo in difesa. Questo qua è uno dei migliori difensori con LeBron. Da mettere sulla palla come portatore, quando incontrate su Unlimited, in Unlimited, gente che sa skillare bene, sa giocare, muoversi con i palleggiatori tipo Klay Thompson, Mitchell e tanti altri giocatori. Voi gli mettete Marius Lucas ed è finita completamente la partita, perché è veramente una carta che è una CPU fortissima. L'altra roba che volevo dirgli, raga, è che i badge, come vedete qua sul sito, gli appiccabili sono tantissimi, quindi bisogna un attimino capire quali metterli. Ci sono 5 badge disponibili degli slot, se non sbaglio, 5 o 6. Quindi vi farò vedere il paio di scarpette sia con Monty Williams che sia con Curry. E quindi io penso che ha un buon rilascio Lucas, perché è un buon rilascio. Si può utilizzare dalla grande, però secondo me è più un centro. C'ha dei buoni palleggi, c'ha quick, però secondo me non può essere utilizzato per palleggiare. Quindi i badge che vi consiglio di mettere io sono assolutamente, assolutamente solo sul tiro, se non qualcos'altro in giro. Allora, continuiamo, raga. Give me badge per Maurice Lucas. Quindi number 1, catch and shoot al tiro. Number 2, corner specialist. Number 3, sniper. Number 4, glue hands, colla sulle mani, questa qua, ragazzi. Fondamentale per lui. Quick 4 step, number 4. E l'ultimo, raga, ball slippery. Che dovrebbe essere questo qua, andiamo a vederlo. Aspetta, eccolo qua. Slippery of ball, che mi sembra che sia questo qua. Sì, è sto qui. Quindi, ricapitolando, raga, number one, catch and shoot. Number two, corner specialist. Number three, glue hands. Number four, quick four step. Number five, sniper. E ultimo, ball slippery of ball. Questo era give me badge. Poi delle scarpette. Allora partiamo con Monty Williams e poi facciamo Curry. Raga, c'ha 70 da 3 punti, quindi assolutamente se avete Curry potete arrivare a 79. Invece con Monty Williams 78. Purtroppo 80 non si riesce ad arrivare, quindi vabbè, scarpa da 4 assolutamente, d'obbligo. Poi driving dunk, schiacciate con contatto ci sono, quindi non abbiamo messo neanche cartellini. Le schiacciate non le ha neanche tanto, quindi io posterize e limit stake off non li ho messi appunto per quello, raga, perché noi abbiamo beggiato al tiro, gli abbiamo messo dei cartellini che lui può cominciare a segnare da fuori, molto importante, che è quello che vogliamo noi. Poi speed with ball sicuramente e anche ball handling, assolutamente, raga, che almeno passiamo il 90 e l'80. Steal no, possiamo mettere block, un bel più 4 che arriva a 90. Questi per quanto riguarda Monty Williams, raga. Quindi, ricapitolando, tiro da 3 punti, speed with ball, ball handling, block e accelerazione, abbiamo detto. O speed, potete... No, io direi speed, raga. Quindi, give me shoes, una bella scarpettina, raga. Rendiamolo bello... bello forte, bello swaggy, Capito? Una bella scarpettina... Tiro a 3 punti, qua più 4. Poi speed with ball va benissimo più 3. Ball handling va benissimo più 3. Speed li metterei. E poi block. Scusami, più 4 che arriva a 90. Questo per quanto riguarda Monty Williams. Invece, per quanto riguarda Steph Curry, ragazzi, sempre più 4 da 3 punti. Assolutamente. Poi. Qua c'è il driving dunk, speed with ball sicuramente, ball handling va bene più 3 perché comunque 85 non può più arrivare più alto, però più alto è meglio è. Speed anche qua assolutamente più 4 ragazzi e anche qua block. Bella raga, peace.